Tutti, eccoci qua per una piccola guida anche oggi sulle nostre mitiche custom. In questo caso qui abbiamo una Virago 250 con lo scarico completamente originale. Qual è il problema? Il problema è che la marmitta era veramente troppo silenziosa, sembrava uno scooter, ma a prescindere da quello, baby killer comunque col tempo, una moto che ha più di 20 anni, iniziano a marcire. Quindi cosa ho fatto? Ho tolto il baby killer, adesso vi faccio vedere il lavoro da fare, facilissimo. In realtà non ho tolto tutto il baby killer, ho tolto solamente una parte del baby killer. In realtà il baby killer c'è ancora, se lo faccio vedere dentro com'è. Se vedete in fondo, vedete che ci sono ancora. Eccolo lì. I baby killer ce li abbiamo ancora in realtà. Diciamo che l'unica cosa che ho tolto è questa, è la porlunga del baby killer che era chiusa qua dentro, quindi il suono veniva coperto. Oltretutto, in questo caso, questo era abbastanza arrugginito, quindi ballava dentro, era fastidiosissimo. Per farlo lavoro da 5 minuti, non di più. Questi qui sono un set di presa tazza. Io in questo caso qui trapano ovviamente, e vi serve poi una pinza. Questa qua era inserito qua dentro. Con la tazza, guardate che è giusta, tazza fresa, fate una fresata, poi con una pinza prima ne inserite qua dentro e li fate fare questo gioco qua. Dopodiché la ferrate di lato e il baby killer è fuori. La prolunga del baby killer, il baby killer ce l'avete ancora dentro, quindi tra virgolette siete ancora in regola. Quindi il lavoro qua da 10 minuti. Quindi ricapitolando, basta una fresa da poter fresare, un trapano e una pinza pappagallo. Adesso sentiamo come suona. Vi anticipo che non sono drag piper, niente di eccezionale, non è un rumore fortissimo, ma il mio scopo appunto non era fare tanto rumore, ma era eliminare quella parte fastidiosa rotta del baby killer e oltretutto dargli un po' più di suono, ma rimanendo comunque in regola. Quindi adesso vi faccio sentire come suona in moto. Potuto sentire, adesso è anche in un garage al chiuso, quindi rimbomba anche, ma in realtà non è molto più dell'originale rumore. Avete quel tocco di sound in più che vi fa comunque la moto un pelino più custom. Quindi questo è tutto, questa è una Virago 250, la stessa guida vale per la 125 che è identica. E vi ricordo a tutti di iscrivervi al mio canale, seguirmi, lasciarmi un like se vi fa piacere e mano a mano mi aggiornerò su altri video ancora, anche su altre moto, perché nel mondo custom non esistono solo i Virago, come non esistono solo Honda, non solo Arno, un po' tutto, quindi cercheremo di accontentare un po' tutti più o meno con dei video. Man mano che ho qualche motoretta cercherò di dare più informazioni possibili, più spiegazioni possibili. Per quanto riguarda la Virago invece abbiamo il gruppo su Facebook, che è quello che vedete passare all'inizio dei video. Chi ha la Virago specifica può entrare lì tranquillamente, che troverà sempre una mano, un consiglio da parte di tutti. Quindi lo scarico, come vedete, è omologato e voi avete un po' più di sound. Ciao a tutti e alla prossima!